Buonasera, buonasera, buonasera e buon pomeriggio, anche se pomeriggio sembra sera. Qui a Lecco, giornata uggiosissima, sembra una giornata di novembre, anche se fa molto caldo, c'è un caldo umido. Stiamo aspettando la pioggia ardentemente perché davvero da troppo non piove, il lago è arrivato ai minimi storici e vi prego, amiche del sud, fate tornare il nord qua, che noi vi rimandiamo il sud perché. Giù ho sentito tante amiche che nei giorni scorsi appunto hanno avuto freddo, piogge, inondazioni, neve e qui è nulla. Quindi facciamo scambio, noi vi ridiamo il sud, voi ci ridate il nord, così ritorniamo alla normalità. Ma a parte gli scherzi, oggi video perché sono andata da Action, sono andata da Action. Ed è arrivata la primavera e allora io, siccome la primavera, la amo e la attendo, anche se mi piace molto l'inverno, ho comprato delle cosine per le decorazioni pasquali o comunque anche per le decorazioni per la casa, perché mi piace un sacco decorare la casa con un ambiente, così festoso, colorato, molto primaverile, e quindi, sono passata lì. Poi, ieri ho visto un video del mio amico Fabrizio del canale Profumizio. Se non lo conoscete, andate a conoscerlo perché è simpaticissimo. Ha fatto dei video veramente simpatici, dove lui appunto fa delle piccole scenette, scherzose. Ha fatto dei video sui profumi dedicati a Sanremo che sono veramente piacevolissimi ed è veramente molto bravo, oltre che simpatico, una persona dolcissima. Quindi vi consiglio di seguirlo se non lo conoscete ancora. E ieri, proprio guardando un suo video, mi ha creato delle esigenze e delle necessità. Dovevo già passare per comprare alcune cose che compro di solito che mi porto in ufficio e ho approfittato rubando anche alcune delle sue idee, ma io lo ringrazio perché come sempre i video degli amici che si seguono con piacere servono anche a quello, a darti degli spunti e a comprare delle cose carine. Allora, sono passata per comprare queste barrette che compro sempre da quando le ho scoperte, mi piacciono tantissimo. Le tengo in ufficio come spezzafame alla mattina, Row Bar, costano tutte 1,59 euro, sono naturali, questa è con cocco e semi di chia e gli ingredienti poi sono pasta di dattero, cocco essiccato, noce di acaju crudi, semi di chia, salvia e null'altro. Quindi sono davvero naturali, energetiche, penso che possano andare bene anche per degli sportivi. Se comunque avete Action, io ve le consiglio perché sono veramente, veramente deliziose. E queste sono tre barrette a 1,59 euro. Allora, ho preso queste appunto. Ah, ecco, sono anche, contengono proteine, lactose free, quindi sono adatte per chi è intollerante al lattosio. Non hanno conservanti, non hanno coloranti artificiali e non hanno profumi artificiali. Vegane, secondo me, quindi sono veramente, veramente anche ottime in tutte le loro sfaccettature. Queste. Poi ho preso sempre della stessa linea queste che hanno, adesso ve lo dico, mango e banana. Mango disidratato, pasta di datteri che serve proprio per amalgamare il tutto, banana disidratata, cocco essiccato, noci di acaju e anche queste. E poi queste che sono allora, con sesamo, arachidi e altra frutta a guscio. Nient'altro c'è scritto. E sono queste tre. E queste sono passata proprio perché le ho finite in ufficio e le volevo ricomprare. Mettiamole dentro qua. Poi nel reparto sempre mangereccio mi sono fatta tentare. Sono cose che, cioè veramente, sono proprio stupidina. Io queste le mangiavo quando ero piccolina. Al prof.
al profumo, al sapore di fragola, ma così intenso, ma così intenso. Ma io quando le ho viste ho detto: no, ti prego, le voglio riprovare quel sapore così quasi nauseabondo. E allora ne ho comprato un pacchetto di queste fragolose, tutte belle morbidose, vabbè, gluten free, quindi vanno bene anche per chi è intollerante al glutine, e le posso anche portare dai miei bambini di catechismo, perché ho dei bambini che purtroppo sono celiaci, e quando magari diamo i premietti o facciamo dei piccoli giochi dove loro alla fine hanno qualcosa in regalo, dobbiamo sempre stare attenti ovviamente a quello che diamo. Quindi queste sono gluten free e vanno benissimo anche per i miei bambini. Questo pacchetto da 175 grammi, 1,45 euro. E per il mangereccio abbiamo finito. Poi c'erano in offerta questa settimana i calzini, i fantasmini, i calzini della Lotto, sono al 70% cotone, 28% poliestere, 2% elastan, che serve per rendere l'elasticità. La Lotto è un'ottima marca, e tre calzini costano, l'ho scritto qua, 2,48. Questi li ho presi per il Mauri, che è sempre alla ricerca dei suoi calzini. Qualcuno glieli frega sempre, qualcuno, chissà mai chi. È il Mattia che gli frega. E questi qua con la Lotto sono, cioè, individuo che sono i suoi, perché altrimenti già è una fatica. Quando ne avevo tre in casa, che più o meno hanno tutti lo stesso numero, li sceglievo di colori diversi, perché sennò non mi ricordavo più. Sono rimasta impigliata. E quindi anche queste erano cose che avevo visto e che mi servivano. Poi dovevo fare dei regalini. Abbiamo conosciuto una famiglia molto giovane di ragazzi cileni che si sono trasferiti qua per lavoro dal Cile. Li abbiamo conosciuti in parrocchia, hanno due bambini molto piccoli, e io sono stata così presa, adottata come se fossi una nonna. Ci troviamo davvero molto bene, loro non hanno amici qui, quindi ci stiamo conoscendo a vicenda, e ci stiamo appunto regalando dei bellissimi momenti insieme. E per Pasqua volevo regalare al bambino più grande, che si chiama Lucas e che ha un anno e qualche cosa, mentre Santiago ha più o meno 9 mesi. Sì. E allora ho visto questi giochini che sono sempre piaciuti tantissimo ai miei bambini, e lui adora le macchine, e quindi ho voluto prendergli questo da regalare. O adesso, o a Pasqua, non lo so, vabbè. Questo non ho segnato il prezzo perché ovviamente lo devo regalare, ma me lo sono tenuto qua ed è 3,49 euro. Sono davvero molto 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 carini. È adatto a bambini da più di 10 mesi, sono 7 pezzi, sono molto carini. E questo, anche questo l'avevo visto. Ma poi si sono aggiunte delle cose. Allora, sempre per la casa, ho acquistato questo deodorante che è molto simile a quelli della Glade. Ho chiesto ai ragazzi lì ai commessi, mi hanno detto che non sapevano se era compatibili oppure no. Siccome questo costa 1,69 euro, ho detto vabbè, se non è compatibile lo utilizzo così come deodorante per l'ambiente. Sono arrivata a casa. È assolutamente compatibile con lo spruzzatore, il diffusore della Glade. E io che cosa ho fatto? Siccome c'era il suo piccolo diffusore che andava bene, però era leggermente non all'altezza, ho tolto il diffusore della Glade. Questo era il suo. Io l'ho tolto così, ok? Ho tolto questo diffusore. Ho applicato quello della Glade ed è perfetto. Quindi questa operazione la faccio anche con quegli altri che sono compatibili, perché comunque la forma dei diffusori che ci sono, che non sono, diciamo, della Glade, è più o meno questa. Quindi farò questa operazione. E il profumo è buonissimo, alla lavanda, mamma, delicatissimo. E quindi questo è un'ottima scoperta. 1 euro e vi ho detto 69. Poi ci servivano i cotton fioc 100% cotone e carta, se nella confezione di carta, che mi piace sempre tanto, a 0,88 centesimi, e quindi abbiamo la nostra scorta. Ma ora veniamo alle cose più interessanti. Ah no, di mangereccio ho ancora questa cosa che la Lucia ha voluto prendere, perché sono identici a quelli che troviamo da Tiger, ma non sempre li trovo, e
e niente, li abbiamo voluti comprare. Penso siano buoni uguali, penso che siano super mega energetici uguale, però vabbè. 2,29 € per 400 grammi di waffle, caramel waffle, e sono veramente buonissimi. Con i mangiarecci abbiamo finito. Poi Lucia si è voluta comprare le cionate profumose della Lucia. Io non riesco a capire, cioè veramente lei consuma un sacco di bagnoschiuma. Non riesco a capire come faccia. A me un bagnoschiuma così mi dura tipo 4-5 mesi, lo usiamo in due. Vabbè, non voglio pensare. Vabbè, le sue docce sono... Per fortuna non c'era dentro niente che si rompeva. Va bene, le sue docce sono chilometriche e quindi si è presa questo alla banana e strawberry, quindi fragola smoothie. Ma questo è un frullato. Che buono! È buonissimo, è proprio un frullato alla banana e alla fragola. E questo è sweet, dolce banana e fragola smoothie. Mentre questo è relaxing lime e coconut milk. Oh mamma, che buoni. E questi costano, l'ho segnato, 1,79 € per 500 ml. Anche qui, aspettate che ci sono su, ma io chi è che ci vede qua, ragazzi? Formula vegana, ingredienti naturali e poi non vedo più nulla. Sono davvero anche molto carini se vogliamo fare un pensierino. E questi sono a posto. Anche questo l'ho preso per fare un regalino e sono un set di 7 maschere per ogni giorno della settimana di colori diversi. E mi è sembrata un'ottima idea regalo. Devo fare qualche pensierino a delle amiche e qua ci sono 7 maschere di tipologie diverse a 2,89 €, molto molto carine. Poi potevo lasciarla lì, come dice la Eli, la Elisabetta R, la mist alla rosa, e questa è tipo l'acqua di rose. Ah, un profumo delicatissimo. Buona. Acqua di rose facial mist. Questa l'ho pagata 1,59 €. Di questa linea c'è anche il detergente per il viso, l'acqua micellare e mi pare anche dei sieri e delle creme. Se siete nei paraggi andate sempre a controllare. Tra l'altro, guardate, le unghie le ho rifatte oggi, sono quasi dello stesso colore. Ok, poi la Lucy si è comprata questa maschera Rubber Face Mask Purple. Allora, è una maschera in un sacchetto di carta riciclabile dove voi avete la palettina, la polvere da aggiungere e il liquido per la base. La trovo un'idea assolutamente carina, anche qua per dei pensierini delle ragazzine, delle amiche. È davvero molto molto carina in un bel bicchierino come da caffè o da tisana, che si può portare in giro. E questa costa 1,79 €. Ce n'era anche di un altro tipo, ai frutti esotici, alla maracuja, una cosa del genere. La Lucia ha preso questa che è al mirtillo. Ed ora, ah no, c'è ancora una cosa. E poi veniamo alle tentazioni di Fabrizio. Cioè, allora, quando l'abbiamo vista non abbiamo capito che cos'era. Ma con queste orecchiette da orsetto, da tigre, non lo so, comunque è veramente spettacolare. Sono una serie di 4 maschere, anche questa secondo me è perfetta per un regalino. Se non vogliamo regalare le solite uova, perché ormai i ragazzi, le ragazzine sono grandi, non le apprezzano più, anche se la mia le apprezza sempre. Sono 4 maschere, anche qui vegane,
al tema della giungla e all'interno c'è questa cosa carinissima che è la fascia per i capelli, che trovo assolutamente deliziosa. Ecco, oggi c'era solo questa tipologia, non so se ne esistono con altri animaletti, comunque sono davvero molto molto carini e questa costa 3,89 euro con la fascetta e 4 maschere, che presumo siano zebrate, pitonate, tigrate, come quelle della linea dei capelli che avevo fatto vedere nelle finite. E anche questa siamo a posto. Ora veniamo a quello che ho comprato grazie a Fabrizio. Ho preso questo profumino, che ho preso a scatola chiusa perché il tester non c'era. Ha una confezione un po' kitsch, ma mi piace tanto. C'era anche quello alla ciliegia, ma quello mi dava proprio l'impressione da Luna Park, quindi ecco, su quello non mi sono avventurata. Mentre questo, anche se è kitsch, a me piace un sacco. È della Cristina Tropical Dor, e secondo me la marca MD vuol dire che è Marc Dion. No, non è che secondo me, è proprio così, è Marc Dion. Ce n'erano tanti di profumi di questa marca, ma non c'era il tester. Allora, questa io sono andata un po' sul sicuro perché Fabrizio aveva detto che è un profumo molto piacevole, delicato, di pesca, di ananas, comunque di un mix di frutta molto, molto fresco, ed effettivamente è proprio così, molto leggero e non è invadente, non ha una persistenza, però si sente proprio l'ananas, la pesca, è proprio buono. Io lo trovo perfetto per un dopo doccia. Questo secondo me, spruzzato alla mattina, dura proprio poco, però è davvero buonissimo. E quindi questo, vabbè, l'ho comprato per 3,95 euro. Mi piace un sacco, da mettere sulla mensolina del bagno, questo bel ananas. Quindi grazie Fabrizio per avermi dato questo spunto. E poi sono in linea permanente, ma io non ci avevo veramente mai fatto caso perché ero fissata sulle maschere della faccia. Fabrizio mi ha detto che dovevano esserci praticamente sempre, li trovavo sempre, e infatti ho preso questi calzini con crema esfoliante al mirtillo e all'arancia e costano 0,99 euro. D'inverno i miei piedi sono sempre un po' rovinati perché io non è che li curo proprio tantissimo i piedi. Poi, sempre visti da lui, ho preso questi calzini esfoglianti che sono perfetti per rimuovere i duroni e quant'altro. Dice che dopo 4 giorni, una settimana circa, la pelle si comincia a staccare, quindi direi che devo provarli e poi vi dirò perché non ho mai fatto nessuna, anche se ce li ho, non li ho mai fatte. E poi, sempre da Fabri, ho visto, vediamo se riesco a spaccarlo senza, vabbè, la scatola la spacco, ho visto questi, che sono dei calzini riutilizzabili, Spa Gel Socks, dei calzini riutilizzabili dove c'è all'interno un gel che aiuta a far penetrare meglio la crema. Oh santa peppina, non so se voi lo riuscite a vedere, a parte il colore che sono spaziali. Scusate, ma c'è questa sorta di rivestimento molto morbidoso, sono degli antiscivolo, quindi vabbè, io non ci andrei in giro, nel senso che li rovinerei, però se faccio una maschera di questo tipo ai piedi me ne sto bella ferma, oppure li posso mettere durante la notte. E questi calzini sono riutilizzabili, si possono mettere anche in frigorifero e costano 3,33 euro. Anche questo secondo me è un ottimo ottimo regalo per un'amica che ama curarsi i piedi, e anche un regalo originale perché io francamente non li ho mai visti, quindi grazie Fabri. Adesso interrompo un secondo e vado a prendere
invece le cose pasquali, primaverili e tutto quanto, perché sono davvero davvero molto molto carine. Torno subito. Allora, come vi dicevo, a me piace decorare la casa con degli addobbi primaverili, e quando ero più giovane avevo un po' più di tempo, vabbè, non che adesso non ce l'abbia, ma comunque magari non ho più voglia, avevo fatto tutte delle uova trasparenti decorate col decoupage sia in stoffa che in carta, avevo messo una rete attaccata al soffitto e pendevano giù tutte le uova e rimanevano quasi fino a Natale. Adesso nella casa nuova non abbiamo più attaccato questa rete, dovrei anche andare a recuperarla per riuscire a capire dov'è. E ho visto però questa ghirlandina che è troppo carina, è una ghirlanda con 9 ovetti di vetro, guardate che carini, e all'interno ci sono dei fiorellini secchi. Allora, io sopra lo stipite di questa porta e anche dell'altra che c'è all'ingresso ho dei piccoli chiodini dove appendo a Natale le ghirlande e quant'altro. Quindi pensavo di metterla lì, ma nulla vi vieta di staccare anche volendo dal nodino che affranca appunto l'ovettino di vetro e andare a prenderle dove volete voi. Io la trovo davvero molto molto carina e poi per il costo che ha, francamente, sono anche in vetro, pensavo fossero di plastica e invece no. E questa è la prima decorazione e come vi ho detto l'ho pagata 1,95 €. Manco la corda costa così. Poi io a Pasqua preparo sempre dei segnaposto. Una volta eravamo in tanti, era più bello, era più piacevole, adesso pian piano diminuiamo sempre più. Però mi piace sempre preparare il segnaposto, magari con il tovagliolo legato. Una volta avevo fatto tutte le erbe aromatiche e un fiorellino giallo. Beh, insomma, Pasqua mi piace proprio. E ho trovato queste uvettine a 0,99 il pacchetto e io pensavo, vediamo se ce la faccio, non ce la faccio e non ho qua niente, non si riesce neanche a aprire. Ah sì, vediamo, strappato tutto. Ok, pensavo niente, ce la faccio, spacchiamo tutto in diretta. Si rompo così? Fatto. Non lo so, di trovare qualcosa, perché sono davvero carinissime, guardate come sono fini. Sono belle, belle, belle. Sono di plastica. Io pensavo di metterci dentro il tovagliolo arrotolato, in qualche modo, che magari in alto, così, e poi sopra il nome della persona che ho a pranzo. Una cosa del genere, adesso me la studio bene e poi vi farò vedere. Comunque 0,99 sono 8 ovette, 2, 4, 6, 8, quindi ne ho prese 2 e vediamo cosa ne esce. Ultima cosa che ho comprato oggi, allora, a me piace da morire, so già che i miei familiari mi diranno che ho preso delle cionate pazzesche, ma a me piacciono. Qui c'è il posto per la candela e la vorrei mettere lì. Poi questi sono dei fiori, queste sono delle ovette tipo le ovette di quaglia, qui ci sono delle piume, qui ci sono dei fiorellini, il legno e qui c'è proprio il vasetto. Io la trovo una decorazione davvero molto molto carina e quindi ho preso anche questa. Questa l'ho pagata 3,99 €. Vi faccio vedere per dovere di cronaca anche altre due decorazioni che avevo comprato la scorsa volta, ma siccome avevo comprato soltanto queste non ve le ho mostrate. Adesso ho fatto questo svuota la spesa e questo l'ho preso come centrotavola per Natale, per Pasqua. È tutto in legno con i fiori in legno, le ovettine tipo di quaglia, ma guardate che carino, tengo perché vengono fuori i bicchierini delle candele. Per me è stupendo e anche questo l'avevo pagato 3,99 €. Allora, in questo momento non c'è, però secondo me queste cose qua ritornano perché ce n'erano giù di altri tipi, quindi
se vi piace decorare la casa, se vi piacciono questi tipi di decorazioni, io, se avete a disposizione appunto l'Action, vi consiglio di andare. Io lo trovo davvero molto molto carino, molto primaverile, e questo sarà il mio centro tavola per Pasqua. Poi, sempre l'altra volta, ho comprato questa meraviglia in vetro. Ma no, guardate che bella! Una palla in vetro con dentro i fiori secchi e con dentro le lucine. Allora, si può sia appendere, ma sulla confezione c'è proprio, adesso io ve la faccio vedere molto vulgaris, cioè con la corda fate il basamento e si appoggia sulla mensola, perché poi qui da parte c'è il portabatterie per accenderla. La trovo bellissima e questa l'avevo pagata sui 6 euro, adesso non ricordo bene. Di queste ce ne sono ancora giù qualcuna, e ci sono le bottiglie che hanno lo stesso principio, con i fiori dentro, le bottiglie alte di vetro, con i fiori secchi dentro e con le lucine. Quindi ero tentata di prendere anche quella, ma mi sono trattenuta. Bene ragazzi, sì, vi ho fatto vedere tutto. Spero di avervi dato qualche spunto per le vostre decorazioni. Ringrazio ancora Fabrizio per avermi dato gli input e per avermi fatto vedere delle cose che c'erano ma che io non avevo mai visto. Quindi grazie Fabri, vi saluto, vi auguro una buona serata e ci diamo appuntamento al prossimo video. A presto!